Buonasera. Siamo a Cardoso e stiamo per andare a scoprire le miniere della Buca della Vena. Abbiamo lasciato la macchina prima di arrivare al paese di Cardoso e sulla destra prendiamo il sentiero che collegherebbe a Stazzema. Sappiamo ben poco in realtà su questa miniera, ci siamo un po' informati, però sarà un'esplorazione totale. Salita molto ripida, dovremmo fare presto a raggiungere la miniera, ma in realtà piccola domanda, parecchio. Cosa mi romperò oggi? Opzione A, ginocchio. Opzione B, la testa. Opzione C, il coccige. Comunque volevamo rassicurarvi perché sappiamo che tenete alla nostra salute, soprattutto alla nostra pancia. Abbiamo già pranzato oggi, un'escursione teoricamente abbastanza breve, per cui siamo già dati da fare. Abbiamo registrato per Borghinamaca, quindi sia qui che su Instagram troverete il video, il reel tra un po', e quindi andateci a seguire per non perderlo. Siamo a un bivio, come nelle nostre vite, e come nelle nostre vite non sappiamo dove andare. Però nel dubbio a sinistra. Al di là delle battute, abbiamo preso questo sentiero qua per 200 metri e ci siamo accorti che potrebbe non portarci a niente, come la mia vita. E adesso proviamo ad andare di qua, a sinistra, e vediamo se ci porta da qualche parte o se ci fa dividere. Probabilmente ci fa dividere. Eccoci Nick! C'è un tizio che mi vuole dare il 5 ma la mano sporca di inchiostro. Non prendere le caramelle dagli sconosciuti. Gli ha dato il 5. Gli ha dato il 5? No! Non si fanno queste cose. C'è un altro... Mauro, dagli il 5. Una per una, non fa male a nessuno! Wow! A volte ci dicono, giustamente, mettetevi un caschetto quando entrate in questi posti. Non siamo molto per l'autorità, la sicurezza. Non è vero. C'è questo super imbuto che sicuramente serviva, cioè, immagino, ce lo buttavano da sopra, il materiale da sopra. Sì, sicuramente. Vena in partenza al binario 1. No, Vena, che figo. Carrara Venza, le rotaie. Nick, ma che figata che è! Ecco, ora lì in cima io non ci monterei. Però guardate qua che spettacolo! Cioè, quindi praticamente da laggiù, dove ci saranno, credo, proprio l'ingresso delle miniere, il materiale arrivava fino a qua e poi giù per essere lavorato. Tutti giù per terra. Che figo! Ecco, dateci un po' di informazioni se conoscete, perché noi, io di miniere personalmente non so niente, quindi non so neanche ma come, guarda, si chiama. Io una volta avevo studiato all'università un esame, ma no. Minerologia. Sì, nani. Ho preso anche 30. Esame di nani di Moria. Nani era. No, però non conosciamo niente al di là della mera osservazione, quindi se sapete... Sì, no, qualche accenno storico, ma in realtà come veniva lavorato il materiale, sia qui che quando siamo andati sul Borla. Ah, anzi, cioè, c'è il video, quindi andatelo a recuperare. Per noi sono visto solo buchi nei monti, fondamentalmente. Quello è. Quindi l'idea adesso è quella di seguire le rotaie.
Altre costruzioni. Allora, Nick, io partirei da qua. Prendi pure la vernice. C'è questa persiana che secondo me gli si può dare una bella tinta. Anino di cabime. Secondo me l'entrata, Nick, è qua a destra. No, io vado a sinistra. Eh sì, è proprio lei. Nick, quel carrello ti ricorda qualcosa? Ma siamo andati a Castelferro. Eh sì. Ma non è un car, cioè questa. Questa è una monoposto. Ah no, è una piscina. Ah, una È una piscina. piscina, sì. Ah, una piscina, una piscina. Qui è cure termali, cioè presente Bormio. Ah, Wow. ok. La salubrità, Sì, diciamo, ci sono. Qui è. Wow. è industria salubre. Comunque, prima di provarci a facciare dentro la miniera, stiamo provando a vedere se finiscono o no queste rotaie. Ah, qua dà indicazioni di sentiero comunque. Ah, ok, sempre il sentiero che sale, gira di qua. Ok, verso destra. Nick, mi sa che queste sono ruote di scorta per la tua monoposto. Sì. Meccanici, ci sono strategi, Strate? taglia, taglia. Sono in questi momenti che viene in nostro soccorso la torcia. Guarda qua. Nick, là c'è una porta aperta. Chissà cosa c'è dietro. Troviamo queste bellissime scale, ma sembrano reggere. Wow. Ma guarda qua, che roba! Oh! Incredibile! È una centralina questa? No, ma c'è. No, sì, è una centralina. O è il Dai, facciamo telefono? ripartire tutto. O è il telefono? C'è la sua. Telefono. Pronto, carabinieri? Sono con un maniaco. Arrivano? Sì. Ah, ok, meno male. Quello è un termosifone, palesemente. C'è il caro bolletto, spegni lì. Spegni qui va il legno, che è meglio. Questo penso sia un amplificatore per il giradischi. Sì, Vedi, c'ha c'è le le. cose, anche il jack. C'ha in cima Secondo te le che dischi manopole. ascoltavano? Ascoltavano tipo What a Wonderful World di Louis Armstrong. Sì, misti ai Deep Purple Tipo e a. i Doors. E Doors, sì. Comunque è una costruzione enorme, c'è da dire. Vabbè, considera che fino al 90 c'è scritto nei cartelli lavoravano qua, quindi alcune cose saranno anche più recenti. Cioè tipo questo edificio qui. Sì, sembra più Questo recente. magari è un po' più malandatino, però. Guarda, faccio anche due scalini alla volta. Io non ti Sono ci porto al 90. un fenomeno. È arrivato il momento È arrivato il momento? di Proviamo bozzarci. a vedere. Comunque noi ora proviamo a vedere fin dove è possibile arrivare chiaramente senza attrezzatura di nessun tipo e senza conoscenza di nessun tipo. Quindi penso poco lontano. Nick, sei già sprofondato! Per me non ci conviene affatto entrare. Poi se ti vuoi avventurare, mi sembra molto fangosa la situazione. Guarda laggiù! No. È lunga, sta galleria. Non ci possiamo entrare, La nostra avventura penso si fermi già qua, in realtà. Troppo fango e troppa impreparazione a questo momento ci portano a non poter procedere perché appunto come vedete l'ingresso è tutto fangoso. Poi probabilmente credo che in realtà più avanti diminuisca questo fango, però con solamente i nostri scarponcini diventa difficile. Allora ragazzi, prima cosa, non ve l'abbiamo ancora detto, voi probabilmente non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate il campanaccio delle notifiche, così vi arriveranno le notifiche perché manca poco, poi ci prenderemo la famosa pausa, però qualche video ancora esce, così vi arrivano le notifiche e voi lo sapete. Ma soprattutto
abbiamo attaccato l'amaca perché è arrivato il momento di darvi un po' di informazioni rispetto a questa miniera delle buche dell'Avena. Noi siamo venuti un po' qua all'esplorazione, cioè abbiamo preferito non informarci troppo riguardo a quello che avremmo trovato a livello fisico qui, quindi abbiamo visto qualche video evitandoci degli spoiler, quindi siamo venuti un po' all'esplorazione, ma abbiamo studiato per quel poco che abbiamo trovato su internet un po' la storia di questa miniera, che era già conosciuta in epoca romana e già si pensa, senza averne la certezza, che ci fossero già delle attività estrattive qua in epoca romana, ma intorno al X secolo d.C. la storia di questa miniera è andata persa, diciamo, non si hanno notizie, fino intorno al 1690, quando nell'epoca dei conti della Versilia si fece riaprire il sito estrattivo qui della miniera delle buche dell'Avena. Il materiale era così pregiato, il ferro che veniva estratto qui alla buca dell'Avena era così pregiato che le compagnie estrattive dell'isola d'Elba, che è rinomata un po' in tutta Italia, se non in tutta Europa e tutto il mondo, per il ferro che viene estratto nell'isola, chiesero e ottennero al Granducato di far chiudere questa miniera, che rimase inattiva, ferma, fino alla fine del 1800, quando appunto vennero ripresi gli scavi, gli studi, e si scoprì che in realtà la buca dell'Avena è un unicum non solo a livello italiano, regionale o comunque sulle Alpi Apuane, ma addirittura a livello mondiale. Ora, né io né Mauro siamo degli esperti a livello di minerali, però a quanto pare la buca dell'Avena contiene dei minerali o comunque delle rocce, dei tracciati, non lo so, non chiedetemi cosa, che esistono solo qua, solo in questa zona qua, sulle Alpi Apuane, e più precisamente qui nella Valle di Cardoso. Quindi fino al 1990 sono andati avanti i lavori con la società Pignone di Firenze, poi chiusi i lavori, insomma, sono rimaste questi edifici e questa miniera che ancora oggi è oggetto di escursioni guidate e non. Raccomandiamo chiunque voglia venire qua di farlo attrezzati. Noi siamo venuti così all'acqua di rose, infatti abbiamo preferito restare fuori dal tunnel e dalla miniera, perché oltre agli stivali per il fango è importante comunque anche avere delle conoscenze base che noi non abbiamo, e caschetti e protezioni varie che noi non sappiamo consigliarvi perché appunto non abbiamo queste conoscenze. Quindi se volete venire qua ed entrare nella miniera, o chiedete a qualche guida che organizza questo tipo di escursioni, oppure chiedete delle raccomandazioni sempre a delle guide esperte che vi sapranno indicare quali precauzioni prendere e con che abbigliamento venire. Fa un po' freschino, Nick. Sai cosa ci vorrebbe? Whisky? Un bel tè. Ah, va bene anche quello. Ah, tienini. È tornata la stagione del tè. Grazie, Nick. Cin cin. Mauro si sente figo perché non usa lo zucchero. No, non è che, cioè, mi sento dire, figo. Il tè senza zucchero è buono, però non capisci. Spili il caffè, no, metti lo zucchero. Io non lo bevo il caffè, lo sai. Capito, ma se ti capita di prendere il cappuccino? Il cappuccino c'è il latte. Il caffè forse ce lo metterei allo zucchero, un cucchiaino. Però non lo so. Le vuoi? Amaro? Amaro? O zuccherato? Ok, esplorazione finita, ti ha bevuto. Adesso torniamo verso la teleferica. Intanto colgo l'occasione per fare qualche foto che trovate come al solito sui social. Quindi andateci a seguire e niente. Scusa, poi tra un attimo, poco. Perché mai fermato? No, no, telecamera, no, no, telecamera, no, no, no. Non vi abbiamo fatto vedere la discesa perché dovevamo stare attenti a dove mettere i piedi. Tra l'altro, sì, è successo anche oggi. È successo anche oggi, ho deciso di esplorare il terreno da vicino. Di vedere,
È uno studio. Ragazzi, qualcuno deve pur farlo. Qualcuno si deve sacrificare. Ho sacrificato il mio bacino. Però... Vabbè, tra l'altro saluto Matteo. Ciao Matteo, grazie che guardi i nostri video. E niente, comunque l'escursione di oggi finisce qua. Vi ricordiamo tra l'altro di iscrivervi al canale, attivare il campanaccio delle notifiche e andare in descrizione perché trovate i social e quant'altro. Fateci sapere cosa pensate di questa escursione, della miniera. Fateci qualsiasi domanda vi venga in mente. E soprattutto, anzi, dateci qualche informazione in più magari. Sì, sì. E... anche su come evitare di cadere ogni singola volta che andiamo in montagna. Io ce l'ho gli scarponi, ho tutta l'attrezzatura per non cadere, però il mio corpo... Serve qualche tips? Ma è una cosa recente, perché in realtà, cioè, da quest'estate, cioè, da quest'autunno un po', non so cosa sia successo. Dopo lo chiamo andato. Vabbè. E niente, imparerai piano piano. Sì, a camminare. A camminare. Piano piano, gattona adesso. Alla prossima. Ciao ciao.